pochi minuti, alle ore 14, inizieremo ufficialmente la nuova carriera roleplay. Tutto questo in live sul mio canale Viola. Protagonista di questa nuova avventura su FM23, Marcelo Gallardo. Quando uno se va, sempre che vuelve, è difficile non emozionarsi perché a veces te vienen los recuerdos. Ben ritrovati e benvenuti quindi in questa nuova carriera su FM23, di nuovo carriera roleplay, l'ultima volta con Antonio Conte, oggi con l'allenatore argentino che di recente ha lasciato il suo amato River Plate per cercare una nuova esperienza, non più da giocatore ma da allenatore, in Europa. Il ritorno in Europa di Marcelo Gallardo con una veste diversa, quella da allenatore, per cercare di ripetere quello che di immenso ha fatto in Argentina e in Sud America. Gallardo in Argentina ha vinto sostanzialmente tutto quello che si poteva vincere, tra Coppa Nazionale, Campionato Argentino, Coppa Sudamericana, due volte campione della Coppa Libertadores, ed è stato eletto per tre volte anche miglior allenatore sudamericano. Talmente amato, talmente apprezzato che gli hanno di recente anche dedicato una statua. E questa statua è un po' particolare, non tanto per la somiglianza con Gallardo, cioè è evidente, non tanto per la coppa che tiene in mano, ma andando un po' più sotto, diciamo che ci fanno notare che stiamo avendo a che fare con una persona che di attributi ne ha da vendere. Il River dovrà ringraziare a vita Marcelo Gallardo, perché non solo successi sul campo, ma anche successi dal punto di vista finanziario. Tantissimi i fenomeni, i talenti che conosciamo, che stiamo apprezzando, lanciati proprio da Marcelo Gallardo. Vi faccio solamente alcuni nomi: Montiel, Martinez Quarta, Julian Alvarez e uno dei più recenti, Enzo Fernandez. Esattamente come per il save di Conte, carriera che vi ricordo potete trovare nella playlist qui nel mio canale YouTube, grazie a Marco abbiamo eliminato il vero Gallardo all'interno del database. Ma chiaramente il nostro Gallardo avrà delle qualità molto simili a quello che c'era precedentemente all'interno di FM. E qui mi voglio collegare all'aspetto tattico, perché come sempre, esattamente come nella carriera roleplay di Antonio Conte, cercheremo in tutti i modi di rispettare la sua filosofia tattica, molto particolare considerando poi la sua provenienza. In un calcio anarchico, in un calcio diciamo poco tattico rispetto al nostro europeo, la sua esperienza in Europa da giocatore nel Monaco e nel Paris Saint-Germain secondo me ha dato una grossa mano a Gallardo, soprattutto poi nella sua successiva avventura da allenatore. Idee di un calcio europeo applicato in un contesto particolare ma con un risultato vincente, perché come abbiamo detto inizio video, lui in Argentina ha vinto tutto quello che c'era da vincere. E quindi oggi in live e nel secondo episodio inizieremo a parlare di tattica, partendo dalla mentalità, lavorando poi su tutte quelle che sono le istruzioni di squadra, ed esattamente come ho fatto anni fa con Nagelsmann, ed esattamente come ho fatto nella precedente carriera roleplay con Conte, quella mentalità, quella filosofia l'andremo a copiare ed incollare su ogni modulo che creeremo nel corso poi della nostra carriera. I principi tattici di Gallardo all'interno della sua scheda di FM sono i seguenti: ripartire palla a terra dalla difesa, libertà creativa, pressing per contrattaccare, portare il pallone in aria e pressare con una certa intensità. Prenderò spunto da queste indicazioni, da queste istruzioni, ma in questi giorni, in queste settimane, mi sono fatto un'idea un attimino più precisa poi del suo stile di gioco, di quello che chiede alla sua squadra. Non a caso il Barcellona, squadra che ama questo stile di gioco, è una sua ormai filosofia, nel suo DNA, prima di prendere Xavi aveva considerato proprio il profilo di Marcelo Gallardo come il nuovo allenatore del Barcellona. Obiettivo molto semplice: Gallardo ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Argentina, in Sud America. Gallardo vuole vincere tutto quello che c'è da vincere in Europa, magari pensando proprio al grande, immenso obiettivo della Champions League. Un percorso che nella realtà speriamo non sia simile a quello del suo connazionale San Paoli. Anche lui, una figura quasi leggendaria in Sud America e in Argentina, arriva in Europa in pompa magna, va al Marsiglia, va al Siviglia, le sue esperienze in Europa sono decisamente da dimenticare. Adesso allena in Brasile, ma insomma il suo recente passato in Europa da allenatore non è sicuramente da ricordare. A sondaggio, in live oggi alle 14, sceglieremo insieme la nuova squadra. Tre squadre a sondaggio, partiamo dalla prima, il Lille. Presupposto importante, si inizia come nella carriera roleplay di Conte a giugno 2023. Quindi la stagione appena passata l'ho
simulata completamente. A differenza delle altre due società, ha ancora il proprio allenatore. Credo però ancora per poco, perché il mister è a serio rischio esonero, il Lille peggiora ulteriormente la classifica della passata stagione, conclude il campionato in Francia 14esimo in classifica. La Francia lasciata da giocatore, la Francia ritrovata da allenatore, in una squadra che vuole tornare grande, in una squadra che in questi anni ha lanciato diversi giovani, e quindi un Gagliardo che si troverebbe molto bene all'interno di questo ambiente, all'interno anche proprio di un campionato che in generale lavora molto con i giovani. A differenza però delle altre due società, un Gagliardo che non vedrebbe per almeno una stagione l'Europa, e vista la pessima posizione in classifica, visto anche poi la reputazione che hanno diversi giocatori in rosa, diverse le sfide non solo sul campo ma anche nell'andare a cercare di trattenere i migliori giocatori, visto che poi saranno presi d'assalto da altre società. Un collegamento ormai quasi diretto per i giovani talenti sudamericani che vanno in Europa. Prima tappa il Portogallo, e Gagliardo potrebbe arrivare in Europa da allenatore proprio partendo dal Portogallo, proprio dal Benfica. Nella realtà questa squadra dopo diversi anni è tornata a vincere il campionato. Qui, a giugno 2023, questa squadra nuovamente non è riuscita a vincere il campionato, e attenzione perché questa squadra non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Un fallimento esagerato, a meno 13 punti dai rivali storici del Porto, sotto al Braga, sotto lo Sporting Lisbona, un Benfica quindi che sarà costretto a giocare l'Europa League, ed una rosa formata da tantissimi giocatori destinata a sgretolarsi. La mancata partecipazione in Champions porterà sicuramente malumore e porterà tante squadre al voltoio, pronte a rubare i migliori talenti. Ultima squadra a sondaggio, un po' sorpresa, il Milan. Decisamente negativa la stagione dei rossoneri, non più allenati da Pioli ma alla ricerca di un nuovo allenatore. L'Inter di Inzaghi conquista la seconda stella, il Milan invece conquista tristemente l'accesso alla prossima edizione della Conference League. Un problema simile a quello del Benfica, i giocatori in rosa sono decisamente meno, il Milan sarà anche orfano di Ben Nasser che ha accettato l'offerta del Real Madrid. Ma attenzione alla mancata qualificazione in Champions, perché questo porterà malumore all'interno dello spogliatoio qualora si decidesse di rifiutare offerte importanti per i migliori giocatori in rosa. Nella carriera roleplay di Conte, un po' per stare dietro al personaggio, abbiamo cambiato molto nel corso poi delle nostre stagioni. Un anno all'Atletico, un anno alla Lazio, un anno al Napoli, un anno al Paris Saint-Germain. Quasi ogni anno cambiavamo squadra. Con Gagliardo però non faremo questo. Con Gagliardo c'è l'intenzione di rimanere a lungo, anche per rispettare non solo la sua idea tattica, ma nel rispettare soprattutto il suo voler lavorare con i giovani, lo sviluppo dei giovani talenti. Un mercato sicuramente indirizzato a strizzare l'occhio al Sud America, in particolar modo all'Argentina, ed un forte interesse nel far crescere anche la valutazione dei giocatori in rosa, per fare esattamente come con River, nel cercare di rivenderli a delle cifre molto alte, ma mantenere comunque sempre un organico molto competitivo. Tutto questo oggi a partire dalle 14 sul mio canale Viola, troverete tutto all'interno della descrizione, tutti i vari social sono sempre qui in descrizione. Nei prossimi giorni, secondo episodio, nuove avventure con Gagliardo, qui su FM23. Ciao ragazzi, vi aspetto oggi in live.